al convegno sulla Blue Economy di Ventimiglia. Diamo il benvenuto alla dottoressa Caterina Gioiello, che è console italiano a Nizza. Benvenuta. Grazie, io vorrei ringraziare l'associazione 98.000 Vision Green Vision, e in particolare il presidente Rino Rao, il consigliere l'architetto Paolo Malatesta per avermi invitato a questo convegno, perché ascoltare le testimonianze dei vari progetti imprenditoriali e seguire anche le immagini che abbiamo visto, credo che a tutti abbia dato l'impressione di del futuro che diventa presente. E per me questo mi dà spunto anche nel promuovere iniziative a sostegno anche delle aziende italiane che vogliano investire in Costa Azzurra nei vari settori, nei numerosi settori di applicazione della Blue Economy e della Green Economy, perché credo che la sinergia tra istituzioni ed imprese sia un ingrediente per il successo nel passaggio dalla ricerca scientifica all'applicazione poi concreta. E credo che, se posso, anche un altro ingrediente del successo sia anche per questo territorio di frontiera il rapporto con i nostri vicini, quindi con il Principato di Monaco e, ben inteso, con la Francia. Benissimo, allora grazie per la sua testimonianza e complimenti per la sua attività. Grazie a voi. Peraltro, sul rapporto con la Francia vorrei aggiungere che ricordare il trattato del Quirinale che è stato firmato lo scorso anno tra i nostri due paesi e che prevede il rafforzamento nel settore della cooperazione transfrontaliera, e sicuramente in questo settore saranno poi inclusi tanti progetti che riguardano l'innovazione, la ricerca e il futuro appunto delle nostre aziende. Grazie, grazie a voi. Benissimo, grazie.